Ha presentato queste 12 puntate su Lezioni di Mafia ed è un progetto dedicato ai giovani soprattutto. Sì, noi abbiamo pensato ai giovani perché si tratta di un linguaggio semplice che cerca di essere colloquiante, nel senso di raccontare storie, aneddoti, storie di mafia, ma anche storie di antimafia, storie di chi si ribella alla mafia, storie di pentiti, storie di donne contro la mafia, storie di chiesa e mafia, storie di affari e mafia. Quindi abbiamo cercato di dare un'ampia diffusione a tutti i temi che possono essere interessanti. E in queste 12 puntate quali saranno gli ospiti e chi saranno i suoi compagni di viaggio? Non ci sarà nessun ospite perché il meccanismo non è quello di uno studio televisivo dove tutto si svolge nell'aula magna della Corte di Cassazione. E la cosa importante è che in quell'aula magna c'è una lapide sulla destra dove sono i morti di tutti i magistrati morti per terrorismo o per criminalità organizzata. Quindi ha un alto valore simbolico quel luogo che è il massimo luogo dove si celebra la giustizia attraverso l'anno giudiziario che si inaugura ogni anno e dove si svolgono le udienze delle sezioni unite della Cassazione. Qual è il ruolo che i media possono avere e soprattutto anche i social network per appunto la lotta alla mafia? Beh, oggi è un ruolo importantissimo, direi quasi essenziale, perché oggi la diffusione attraverso le nuove tecnologie è qualcosa che raggiunge più direttamente i giovani, gli adulti. Oggi attraverso appunto i media, il web, tutte queste tecnologie, il risultato è senza dubbio molto più diffusivo rispetto a un libro, devo dire. Ma perché è così difficile fermare la mafia? È difficile perché nonostante tutte le azioni di repressione di magistratura e forze di polizia, ci vuole qualcos'altro. Allora, ci vuole innanzitutto riuscire a risolvere i problemi di crescita e di sviluppo, risolvere i bisogni della gente. Perché spesso purtroppo la mafia in certe regioni riesce a far sfamare intere famiglie dando lavoro illecito o qualche volta anche illecito alle persone. Per cui bisogna che le istituzioni collaborino nel reprimere qualsiasi illegalità, anche quelle locali, le amministrazioni locali. Noi in Italia abbiamo il numero di parecchie centinaia di scioglimento di consigli comunali, cioè vuol dire che qualcosa che non funzioni nelle amministrazioni locali c'è, che quindi sono infiltrate spesso dalle organizzazioni mafiose. Allora abbiamo bisogno che le amministrazioni locali funzionino e abbiamo bisogno dei cittadini soprattutto, che scelgano da che parte stare, ora che la conoscenza è sempre di più diffusa, e scelgano e capiscano che la legalità è conveniente. Sono passati 20 anni dalle lezioni di mafia, appunto, ideate da Alberto La Volpe e con Giovanni Falcone. Perché il problema della mafia è sempre più attuale? Beh, il problema della mafia è sempre più attuale proprio perché, nonostante le vittorie sul piano militare, ci vuole qualcos'altro. La mafia spesso è diventata anche un metodo, anche una metafora del potere, nel senso che anche il metodo mafioso, che è fatto di collusione, di corruzione, di compromesso, viene esportato in altri contesti e si creano i comitati d'affari, le cricche, che producono corruzione soprattutto e che impoveriscono i cittadini perché sono tutti soldi sottratti al nostro paese.